lunedì e comincio questo vlog dandoti una bellissima notizia. O meglio, per me è una bellissima notizia perché finalmente mi sono decisa. È un po' che ci lavoro, ovviamente non è come lo vorrei, però piano piano cercherò di studiare bene come fare a raggiungere quello che vorrei su questa cosa. E dai, rullo di tamburi, si tratta di un blog. Non è niente di che, ragazzi, perché allora il blog si chiama tizianachannel.blogspot.com. Prendendo del tempo per fare anche questo. La sera sembro una smanettona col telefono, quaderni, prendo appunti dappertutto, però non ero ancora convinta di dirvelo negli altri post. Anche per quello 2 settimane fa, quando ho scritto sono un po' giù così, un po' di pensieri, perché non riuscivo a fare delle cose anche sul post, sul blog. E inizialmente io mi scoraggio, però sono testarda su queste cose. Devo dire che veramente, per quanto riguarda il computer, dico: ma scusami, lo fanno tutti? Allora ho cercato delle cose, ho detto: no, io voglio fare così, e sono più o meno riuscita a impostarlo. Quindi non lo so, infatti non ne ho parlato, ero un po' triste perché non riuscivo a fare anche quelle cose, in più, vabbè, altre cose di famiglia che, come ti ho già detto, insomma, comunque non ti porto qua sul canale. Non lo so, sono contenta, ho messo online il mio primo post, adesso vado a editare il video per domani, così te lo metto online. Ritorno a lavorare, e niente. E ci vediamo domani. Buongiorno, oggi sono in compagnia della Della mamma, mamma. buongiorno a tutti, spero che state tutti bene. Lascio a tutti. Noi adesso facciamo un giro da Tigotà e poi ci vediamo dopo. Vi ringrazio intanto il mio cameraman che ci sta riprendendo, cercheremo di far velocissimo. Allora, io e mamma siamo andati da Tigotà, adesso vi facciamo vedere un po' cosa abbiamo preso. Poco. Poco, però insomma, no, io un po' di più. Allora, in offerta fino a fine mese, diciamo forse anche all'inizio di marzo, ci sono le ecoricariche della Fresh & Clean, ne abbiamo prese due, uno per me e uno per mamma. Uno igienizzante e l'altro setificante. Poi per carburato, che me lo chiedete sempre questo quando vi fate i video, da Tigotà in questo periodo è a 2,49 euro, 2,50 euro, e ne ho prese tre scatole perché sapete che ormai per me il percarburato è diventato essenziale. Essenziale. Poi 95 centesimi Buono, Nansen, l'ho provato anch'io, ragazzi, è è buonissimo. buonissimo, quindi l'ho voluto prendere, questo qua con i carboni attivi. Tinta, poi mamma vuoi tirare fuori qualcosa tu e illustrare? Sono due novità per me. Sì, questo Questo, che è un un ammorbidente. ammorbidente in polvere. Facciamo come questo, l'ammorbidente in polvere, signore! Anche questo di Natura Amica, non li avevo mai visti e lo proverò, lo testerò, vi farò Ragazze, sapere. novità assoluta, detersivo in fogli. Lo mettete dentro la lavatrice con i panni e vi vengono uno splendore. Non lo so, io no, invece li avevo provati di un'altra marca, ma Poi boh, perché li questi qua, troveremo. meglio che non... No, è una lametta. Una lametta e... Una lametta per signore, tu non si decide. E poi... Il catalogo, niente, niente di che. Comunque, volevamo farlo vedere, così vi volevo salutare, ringraziare per i commenti di Natale, Di vero mamma? Natale, vi ringrazio tanto tanto ragazze, da tutta la giornata e spero che state tutti bene, sempre sempre, dovete stare sempre bene. Ci Ciao. vediamo dopo, ragazze. Eccomi, allora, devo dire che il video della settimana scorsa l'ho cancellato, come ti ho detto su Instagram, per avvisarvi che non sarebbe uscito il vlog, beh, sta grande perdita, ma sinceramente non mi sentivo di mandare online il video, anche perché io ho conoscenti, amici che abitano in quelle zone, di conseguenza sinceramente pensiero, mi ero abbastanza preoccupata, insomma, finché non
non si sapeva bene, eccetera, eccetera, si è sempre un po' allarmati. Quindi devo dire la verità, il mio pensiero non era per il video sicuramente. E volevo dirti che i prodotti li ho provati, sia l'ammorbidente che i fogli. L'unica cosa dei foglietti, sugli scuri funziona bene, sui bianchi devo essere sincera, ancora non lo so, perché l'ho provato, però mi sono dimenticata di non mettere il percarbonato per vedere come effettivamente lavasse, ma devo dire che sono venuti puliti, non hanno alcun odore particolare. Ho provato a utilizzarli senza ammorbidente, però appunto i bianchi li ho fatti col percarbonato, quindi sono venuti bene. Non hanno una profumazione delicata o chissà cosa, proviamo appunto, perché essendo sensitive, secondo me, non ho guardato ancora la composizione, ma devo dire che non sono rimasta insoddisfatta. E bisogna abituarsi proprio anche mentalmente, l'idea che sia un cosino così piccolo, perché poi alla fine ne va mezzo foglietto, perché mezzo foglietto è una lavatrice, ti dà l'idea di non lavare abbastanza, no? Però invece devo essere sincera, il suo lo fa. Devo vedere come si comporta sui bianchi, se effettivamente lava bene senza il percarbonato, perché col percarbonato non c'è un detersivo che non mi funzioni, perché è proprio il percarbonato che mi lascia i panni bianchi e igienizzati. Detto questo, cosa vi volevo dire? Invece l'ammorbidente è molto buono, lascia un buon profumo, le ho provate sulle lenzuola e devo dire che quando si sono asciugate è rimasto il profumo, però anche lì ho voluto prenderlo perché ero davvero incuriosita, perché non mi servivano, come avete visto, non mi servivano tante cose, poi negli ultimi tempi uso tanti prodotti, cioè tante pulizie le faccio con l'acido citrico, col percarbonato e gli oli essenziali, un attimino alto, ma col fatto che non si disperde nell'ambiente, non è inquinante, è naturale, insomma mi piace questa cosa. Adesso sto provando un altro detersivo che ho preso da Esselunga, se a questo giro li conservo. Ultimamente non mi vedete neanche fare video dei prodotti terminati, perché effettivamente non ne sto consumando tanto, sto cercando proprio di ridurre la quantità di detersivi. E quelli che utilizzo sono il Napisan, l'ammoniaca per lavare a terra, e cioè per il bagno sto lavando con l'acido citrico. No, devo dire la verità, da risparmio a casa ho preso adesso il gel, il bagno gel della Smac, che non mi sto trovando male anche per lavare i rubinetti, ma al di fuori di 4-5 cose non sto utilizzando, anche ammorbidenti non lo utilizzo più, quindi una volta che ti faccio vedere il profumatore per panni, cioè sì, il profumatore per i panni che mi sta durando mesi, non lo so, infatti per quello non so, perché qualcuno di voi mi ha chiesto, ma non fai più i video da recensione? Sì, ma essendo cose che vi ho già fatto e strafatto vedere, secondo me poi alla lunga uno si annoia, ecco. Comunque, cosa volevo dire? Volevo dire niente, che ho comunque voluto lasciare nel vlog, o comunque nella chiacchierata, perché vlog, diciamo che non c'era molto, il pezzettino iniziale per il mio blog, perché sono veramente contenta, oggi ci torno a lavorare in questi giorni, poiché comunque si è rimasti a casa da scuola, e così non ho continuato a scrivere, ma presto mi ci rimetterò a scrivere, perché lì voglio appunto, invece di fare magari qua tanti video, lasciare recensioni più dettagliate con il costo, l'efficacia, insomma cercherò di fare delle recensioni dettagliate di alcuni detersivi e più anche altre cose per il risparmio, insomma sto cercando di portarmi avanti, di iniziare a fare qualche ricerca. Ecco, adesso sto facendo qualche ricerca per poi scrivere qualche articolo. Va bene, dai, concludiamo comunque questa chiacchierata senza dilungarci troppo. Come vi avevo promesso, gli esercizi creativi, così ve li metto in fondo al video, così nel momento in cui magari vi interessa lo guardate, altrimenti io ti saluto qua, ti ringrazio per aver visto il video, per essere stata in mia compagnia, però se ti interessa guardare gli esercizi creativi, comunque ti faccio vedere, perché magari non hai visto il vlog precedente, ho fatto vedere questo negli esercizi creativi, un quaderno di attività creative.
Sono piccoli esercizi e ho promesso, insomma, di condividere con te ogni vlog dei pezzettini. Quindi, se ti fa piacere, e mi farebbe anche piacere, insomma, che rimanessi con me fino alla fine, ti faccio vedere questi i primi sette, diciamo, perché ci siamo persi un po' con settimana scorsa, quindi, insomma, quaderno alla mano, prenditi gli appunti e spero, insomma, di essere chiara nel farti vedere gli esercizi. Comunque, in ogni caso, promesso, oggi poi li vado anche a lasciare su, che già ci sono i primi sul mio profilo Instagram, e quindi così li puoi vedere bene e puoi prendere appunti se ti fa piacere, ovviamente. Però già perché io poi parlo, di lungo perdo il filo del discorso, come al mio solito ormai mi conosci, e ti faccio vedere i primi esercizi che fanno parte della natura, proprio per ritornare ad avere il contatto con la natura. Allora, il primo, diciamo i primi quattro. Il primo ti dice di disegnare un fiore quando è aperto e quando è chiuso, proprio per osservare un fiore. La notte, proprio come noi chiudiamo gli occhi, la maggior parte dei fiori chiude i petali finché l'alba annuncia la nascita di un nuovo giorno. Esci al tramonto e cerca un fiore quando è aperto e quando è chiuso e disegnalo qui. Ovviamente puoi prendere un quaderno, o se ti fa piacere questo quadernino, ti lascio poi il titolo qua sotto in descrizione. Il secondo esercizio che non penso mai che non farò mai è quello di disegnare un insetto. Scrivi qua i tuoi commenti, dice: gli insetti sono fantastici, pensa ai porcellini di terra, se li tocchi si chiudono come palline e sgobbano per trasformare le foglie cadute in fertile suolo. Cerca un insetto e studialo per un po'. Questo penso che sia un esercizio che non farò mai perché a me fanno un po' impressione gli insetti, non riesco, ecco, quindi per ora non credo di poter fare questo esercizio. Terzo esercizio, hai mai notato che in cima ogni mirtillo termina una specie di fiorellino? Cerca intorno a te un altro fiore inaspettato e disegnalo. Quarto esercizio, cerca una foglia e disegnala in questa pagina, osservane 5 aspetti, per esempio forma, colore e consistenza. E già questi sono comunque esercizi di osservazione, proprio per ritornare in contatto e riosservare la natura. Questo mi piace. Nelle belle giornate adesso che verranno, sicuramente qualcuno di questi poi lo farò. Quinto esercizio. Ogni ragno è un artista che crea le sue architetture di seta negli angolini della nostra vita. Completa ragnatela fra questi due rami e questo ti fa fare appunto la ragnatela, ma è un modo per, non lo so, distrarsi, disegnare. Sesto esercizio, questo è molto carino perché dice: cerca una piuma e incollala in questa pagina, segna la data e il luogo in cui l'hai trovata. Perché dico che questo è carino? Perché questo ancora di più permette di avere lo spirito di osservazione, perché se cerchi, o comunque adesso sapendo di questa piuma, no? È una cosa che tu quando cammini non ci pensi, ma se hai questo input e inserisci questo input, almeno io la vedo così, poi magari è completamente sbagliata la mia analisi e vabbè, pazienza. Hai questo input nel cervello, la prossima volta, anche se distrattamente, vedi una piuma. Ti viene in mente che dici, hai visto, ho trovato una piuma, perché comunque ce ne sono tante, vabbè, ovviamente se vedete che è di uccello, magari evitate, però qualsiasi cosa ti dà proprio l'input di fare attenzione, di osservare, ed è una cosa che mi è piaciuto. Poi, ultimo esercizio, descrivi un momento in cui hai sentito una totale sintonia con la natura. Quanti anni avevi? Dove ti trovavi? Cosa hai provato? E qui c'è una pagina per scrivere quando ti sei sentito in sintonia con la natura. E questa è la prima settimana. Poi vediamo, ne vediamo fino a 10, dai, così ti lascio i primi 10, visto che comunque è passata più di una settimana. Così, insomma, puoi prendere appunti quello che ti rimane, te lo puoi segnare. Metti nella natura e raccogli foglie e petali caduti in ogni dimensione, forma e colore. Usali per creare il tuo fiore immaginato.
Usali per creare il tuo fiore immaginario e incollalo su questa pagina. Esercizi carini da fare con i propri bambini, no? Quando si va al parco a giocare, un po' una cosa che si fa sempre anche con le scuole, ti fanno raccogliere le foglie e i fiori per fare gli esercizi. È una cosa anche per tenere occupato, secondo me, il bambino quando lo porti al parco. È una bella cosa da fare anche con i bambini. Primi due esercizi e poi ti saluto davvero. Nono, ammirare un tramonto con piena attenzione, emozione e placa, che sia soli o in compagnia di una persona cara. Siamo fatti così. Guardare il tramonto rallenta addirittura la percezione del tempo. Per fortuna il sole tramonta ogni giorno. Concediti di ripensare a un tramonto speciale. Dove ti trovavi? Che cosa hai provato? Ecco, questo invece è un esercizio di memoria e di immaginazione, perché nel momento in cui tu chiudi, puoi immaginare un tramonto. E devo dire che io ne ho visti tanti belli. C'è stata, questo lo posso dire, una sera dove siamo andati a prendere il figlio del mio compagno a lavoro ed era bellissimo il sole, un rosso rosa, delle sfumature meravigliose. Ho fatto anche la foto, ma non ha reso l'idea. E devo dire che è uno tra i più belli recenti che ho visto, quindi se ci provi a pensare, sicuramente poi se sei stato in villeggiatura in posti particolari, in mezzo insomma anche al mare o in montagna dove hai tanto spazio e soprattutto al mare, io adoro i tramonti al mare perché c'è proprio il riflesso del sole nell'acqua, bello, i colori. Quindi questo è bellissimo perché se si prova a ragionare, a immaginare, sicuramente un tramonto nel cuore ce l'abbiamo tutti. Ultimo esercizio. La natura riesce a sorprenderci persino in città, dove dominano mattoni e cemento. Esci a cercare un fiore selvatico che cresce fra le crepe del marciapiede. Dove l'hai trovato? 10 esercizi creativi. Se ti fa piacere, la settimana prossima continuiamo nel vlog. Poi te li lascio su Instagram, piano piano ti faccio la foto di ogni esercizio, così puoi prendere un quaderno e farteli o comunque anche solo prestare attenzione senza dover scrivere e fare. Magari anche solo uno di questi, ma fai un piccolo esercizio di osservazione. Io ti ringrazio nuovamente, ti mando un bacio, ci vediamo al prossimo vlog. Spero insomma di averti fatto compagnia, anche se diciamo, è un po' un vlog arrangiato questo, però va bene, dai, ci vediamo settimana prossima, ciao!